Vuoi lanciare la tua azienda? Vuoi fare una promozione pubblicitaria? Vuoi far conoscere la tua idea imprenditoriale in TV? Senza anticipare alcun costo, Molise TV ti affianca, ti rilancia, ma soprattutto non ti chiede il pagamento in denaro. Molise TV realizza il tuo spot pubblicitario, lo irradia in onda e ti consente di corrispondere quale pagamento i tuoi prodotti anziché denaro. Nasce in Molise la prima formula del barter della pubblicità con il pagamento a merce. Esperti nel settore marketing e comunicazione di Molise TV ricollocheranno i tuoi prodotti in Italia e all'estero, creando altre opportunità con un portafoglio clienti che tu nemmeno immagini. Se la pubblicità è l'anima del commercio, pagare in merce conviene. E come? Molise TV crede nelle realtà imprenditoriali molisane. Il nostro obiettivo: vendere prodotti molisani, fare incrementare il fatturato delle aziende, supporto concreto alle vendite e superare tutti insieme la crisi. Se vuoi saperne di più, contattaci e seguici sul canale 611 oppure sul sito molisetv.com. L'estate è alle porte e la voglia di vacanza inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Scegli l'esperienza. Vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. ATM fa viaggiare il Molise. Banca Popolare delle Province Molisane. La banca tutta molisana. Nel cuore di Campitello Matese, a pochi passi dalle piste da sci, l'Hotel Crystal. Hotel Crystal, una vacanza entusiasmante. Vuoi un'attività tutta tua o entrare subito nel mondo del lavoro? Ti piacerebbe diventare estetista, truccatrice, massaggiatrice o parrucchiera? Vieni a trovarci a Campobasso in via Campania e a Termoli in via di Savoia. Centro Servizi Formazione e Occupazione. È la formazione dei fatti. Ehi tu, dico a te, è inutile che ti nascondi. Ti troverò. Preparati perché stiamo arrivando. Vi scoveremo ovunque voi siate, in ogni angolo del Molise. Difendetevi da questo attacco. A colpi di high talent. Buonasera! Buonasera! Buonasera e benvenuti! Guardate che applauso! Alla mia sinistra, la splendida Samantha con la H! Grazie! E mica senza H, ragazzi, eh? Avete ascoltato la nostra sigla? Samantha, sigla della vuoi spiegare tu proprio accademicamente, giornalisticamente parlando, proprio formalizzandoti al massimo cosa accadrà stasera in questo bel borgo? Fare un applauso a questo paesino, veramente un gioiellino. Iniziamo in una cornice davvero suggestiva. Con una cornice del 1300 e col primo cittadino che è un grande cantante che ho conosciuto, veramente, che dopo si esibirà in un pezzo di Frank Sinatra, dopo, ci ha promesso. Spieghiamo che cosa accadrà a questo meraviglioso pubblico, prego. Questo qua è l'High Talent Estate Tour, che segue proprio il programma di Molise TV che si chiama High Talent, dedicato ai giovani talenti qualcuno molisani. Qualcuno si è scassata a capo.
Tutto a posto? Ambulanza, ospedale, niente. L'ambulanza non serve, anche perché qua già arriva. Ok, possiamo proseguire, prego. Quindi, come dicevo, questo è il programma di Molise TV dedicato ai giovani talenti del canto, della danza e della musica. Quindi, questa è stata la sigla della finalissima. Noi abbiamo proclamato dei vincitori finali di ciascuna categoria e un vincitore assoluto. Quindi, l'idea del tour estivo nasce proprio da qui, perché noi siamo alla ricerca soprattutto anche di nuovi giovani talenti. Infatti, oggi siamo stati in giro per il paese e ne abbiamo trovati una decina. Dopo vedrete un po' di filmati dei ragazzi del posto che si sono esibiti e parteciperanno a questo programma che andrà in onda questa prossima edizione di questo autunno su Molise TV. Ci sarai anche tu. Quindi che succede, cara Samantha? Quindi adesso io volevo presentarvi innanzitutto i vincitori di tutte le categorie. Inizierei proprio dalla categoria della danza. E chi viene? Ha vinto questa categoria Laura Esposito. Un applauso a Laura Esposito, origini sicuramente campane, no, napoletane. Di Campobasso. No, Campobasso. Della categoria danza della prima edizione di iTalent 2012-2013. Qui la vediamo. La vediamo. Laura Esposito! La lacrimuccia, Brava! Un applauso a Laura! Ovviamente ci saranno altre danzatrici che scopriremo appunto con questo talent. La seconda categoria qual era? L'altra categoria? Strumento musicale classic. Chi ha vinto? Ha vinto? Lo vediamo. Lo vediamo. Vediamo chi ha vinto come strumento musicale classic. Categoria di strumento musicale classic. Questa sta depressa. Ha un lancio, cuore che batte. Giulio Tavagnello! Brava Giulio! Giulio! Venite tutti! Giulio Tavagnello, nipote di Tavernello! Eccolo qua, Giulio! Complimenti, Giulio! Subito dopo Michele Perlino e Fabrizio Di Scienza, un parimento al secondo posto. Da dove Di Scienza, Fabrizio? Dove Di Scienza? Vinchiaturo. Ah, da Vinchiaturo, Di Scienza di Vinchiaturo, complimenti. Poi abbiamo Vinchiaturo, Campomarino e Fossalto, quindi questi vengono davvero da tutto il mondo. Certo, 13 gradi tutti in uno, no, stavo scherzando. Vediamo l'altra categoria che viene presentata strumento sempre. Strumento musicale modern. Strumento musicale modern. La regia non c'è, perfetto. Chi era? C'è. Chi ha vinto? Allora, il vincitore è Luigi Nunziata. Ok, Luigi, eccolo, il bullo. Lui è il bullo un po', è il nostro artista più spiritoso. Luigi Nunziata. Chi è? Tutti. Eccolo qua. E lui non è solo il vincitore appunto della categoria edizione di iTalent. Chi è? È Luigi Nunziata. Grande Luigi. D'accordo. Questo è il viaggio, come vincitore. Bravo Luigi. Allora, Samantha, questo è ciò che è accaduto. Puoi accomodarti, Luigi, poi dopo ti chiameremo. C'è un'altra categoria. Un'altra categoria? Sì. Chi sono? Il canto. Il canto, ci manca il canto. Abbiamo il canto come la regia? È aperta tra Cristiana Antoniani e Carla Mascio. Passo avanti alle due. Chi vincerà? Tra Carla Mascio e Cristiana Antoniani, la vincitrice della categoria canto. Angelinglo, tre galline su Comò, che faccio? Chi è? Chi vinse? Facciamo soffrire un altro poco. Grazie. Samantha, sei cinica. Lo so. Cristiana Antoniani! La Cristiana Antoniani, vieni qua Cristiana. Vieni a prenderti gli applausi di questa meravigliosa platea. Guardatela nel suo splendore. Premia Cristiana.
bella e brava. Okay, però fai questi... salire sul palco, scusami Lino, anche Massimo Ciocca, che ha avuto un premio speciale per aver arricchito il concorso con la musica etnica e popolare. Bravo. È stato l'unico a iscriversi con l'organetto, quindi speriamo l'unico. Che per la prossima edizione... Ma quelli edizione... sono tutti in via d'estinzione gli organetti. Lui è bravo, perché prima abbiamo ci ha aiutato a scoprire i talent qui in piazza. Questo è ciò che è accaduto alla vecchia edizione. Oggi perché siamo qua? Spieghiamolo. Siamo qui perché abbiamo cercato dei nuovi talenti affinché la nuova edizione sia esplosiva quanto quella precedente, no? Certo. Ma chi vogliamo vedere qualche contributo? Ragazzi, vediamolo. Mi sono fatto rosacchi rasati. Qua signora Venere, Giorgio. Ma quando sa Giorgio con l'ape car, se vuoi. Io voglio vedere qualche piccolo contributo, se si può vedere, Giulio. Ecco, vediamo come ti chiami innanzitutto. Vediamo Marco. Marco come? Preciso, nome e cognome. Marco Di Ninno. Di Ninno, sì, qua. Ninno, dove sta Ninno? Quale paese? Io sono qua. E tu sei Di Ninno? Ninno non è vicino a Isernia? Tu sei Marco Di Civi... Di Civitavarano. E tu hai detto Di Ninno, sei Di Civitavarano o Di Ninno? Sì, ma tu hai detto pure cognome. Ah, Di Ninno è tuo cognome. E non l'avevo capito. A livello artistico mi hanno detto che tu sei un bravo ballerino. Ballerino? O così mi hanno detto qui. Io ballo. Secondo me, in questo momento, un po' di danza tipo Macarena. Macarena? Un po' di samba. Samba? Che le salsa? È un panino. Ma ci può fare un po' di samba? No, un panino. No. Marco, ma che sei ricco? Sì, ma io ballo tutta una cosa. E dimmi che ballo fai? Come si chiama? La Atalanta? No. E che ballo fai? Discoteca, house. Allora fai un po' di house, qua, adesso. Lì sei inquadrato, un po' di house, sì. Musica, facciamo. Ma non mi trovo, che artista sei? Stasera ti ha fatto la Coppa Park. Stasera devi ballare là, devi fare la prova. Che prova? Come che prova? Tu sei Marco Di Ninno. Sì. Il ballerino di Civitano. Sì. E allora sei tu, vai, sei così. Ma sì, ma ci vuole lui, ma tu. Poco, vai. Un poco, solo tu, un pa. Fammi. Prova a immaginare la musica dell'ora, vai. Sì, ciao, stessa. Vai. Bravo Marco! Grazie. Marco, ci vediamo su TV Molise, vediamo questo grande ballerino esibire una di queste sere nel lungo questa grande regione che è il Molise. A dopo Marco Di Ninno di Civi Campomarano. Ciao. Fammi ripassare qua, senti. Come si fa? Stop and go. C'è il cane, ciappo cane, Marco. Zeppe. Grande Marco! Marco, sei un mito! Le signore, pure le signore, venite qua, signore, va, qua. Mario, guarda la signora, la Carlo Fracci del Molise, guarda. Sotto braccia. Ehi, oh. I ballerini della Scala del Molise. Bene. Carla Fracci e Roberto Bulle. Eccoli qua. Bravi. Ok. Bravi. Grazie. Caro Di Ninno, sicuramente sei stato scelto da TV Molise come High Talent e che li mazzate. High Talent. Sei un talento. Hai dico talento. Secondo me sei un talento. Ce lo dici tu. No, io, e te lo dice anche la mia collega. Sì. Collega, venga, per questa Samantha. Glielo dico anche a lei. L'abbiamo trovato a Civita, dobbiamo dire. È un talento, sì.
Possiamo iscriverlo come ballerino? Possiamo iscriverlo sicuramente. Secondo te devi partecipare a questa trasmissione. Che si terrà questa? Autunno. A Capobasso, a TV Molise, sì. Tu vieni là, ospite di TV Molise, e ti esibirai come danzatore. Balli popolari. Balli popolari, Molise, che è una cosa culturale della tua città. Sì, ma balli popolari non lo so fare. Ma questo l'hai fatto benissimo. Marco, sei un genio! Marco, il Roberto Bulle del Molise! Applausi a Marco! Bulle è la bulla tua! Vieni qua! Prenditi gli applausi! Vieni qua! Marco, c'è un premio di 10.000, vieni! No, questo è stato l'inizio, quindi devo dire che veramente ci sono dei talenti. Un applauso anche alla signora che ha ballato divinamente. Invece adesso... che cosa scopriamo? Scopriamo e facciamo esibire. Sì, ci bussiamo alla prima esibizione, che è un'esibizione di danza, e precisamente il ballo di San Vito, quindi che si ispira al ritmo concitato delle pizziche salentine. Applausi, grazie! Alla brace, le fiaccole cantanti, lamelle gondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Lino bancarelle, terra arse, rossa, terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne fischiano il vento, e continente se ne fischiano il vento. Mustafa viene di Africa, e qui soffia vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, e il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. La desola fammi tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove l'ha forzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata, c'è tu che chiude, c'è tu che apre, c'è tu che stringe, c'è tu che stringe. Il ballo di San Vito non mi passa, dentro il cinghio vedo un scaravento, e li vedo che la rete quel momento, scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'ho dentro non sto fermo, scaccia il male che c'ho dentro non sto fermo, anni di male alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'arma, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, mi sospetta. Scaccia, scaccia, Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, e non si consuma neanche gli insieme tra i muri della taranta, della taranta, della tarantolata. Prendetevi gli applausi, inchino, complimenti. Bravissime. Complimenti, ma brave, questa fa anche bella danza, dopo la pasta questa fa proprio bene, eh? Uno si mette, perché non provate a farla anche voi, dopo la panza, la crepa danza, sotto la panza la crepa, insomma, e allora ci prepariamo, allora no, avete sentito Letta?
ci ha rassicurati, dalla crisi stiamo uscendo. A me preoccupa lo stiamo trasendo. Adesso ci prepariamo, abbiamo perché un duo c'è un duo e chitarra, quindi Massimo Ciocca e Giulio Tavanielli. Subito, lei è straordinaria, sintetizza tutto. Hanno bisogno di microfoni, vero loro? Certo. L'organetto, raga, qua potete anche ballare. Io vi inviterei a ballare qua, con l'organetto suo. Lui è proprio un maestro, è un grande organico lui. È un organettone lui, no? Non è un organetto, tu sei un organettone, sei proprio bravo, Veramente complimenti, ho visto prima. Faccio un assaggio intanto che... Sentite il virtuosismo? È bravo come la cuoca che ha cucinato la pasta, è vero? Vai! Prepariamo, sentiamo anche la chitarra, vero? Scusa, lui è un grande chitarrista classico, ma anche sportivo. Un classico sportivo. Fai sentire da solo. Guida spericolo. Vai scuro. Indo, vai, indo. Io voglio la vita spericolata. Voglio una vita fatta, vede così. E voglio una vita che se ne frega. Se ne frega di tutto, sì. Oh! Voglio una vita, la voglio, piena di guai. E poi ci troveremo come le star a mangiare una poche pasta in mezzo alla piazza. Ok, pronti? Applausi, grande chitarrista. È il nipote di Eric Clapton. È il nipote, è uguale, gli somiglia, guarda. Posto? Organetto, lui è il nipote di Organ, figlio di Organo, organo vitale. Senti, tu devi allontanare la chitarra, cioè allontanare il microfono. Ti mettono un altro microfono, tu due microfoni. Che esagerazione, con questa crisi, due microfoni. Ma sei un'esagerazione, qua già la produzione è un po'... Poi proprio c'è Fede che sta dimagrendo, Fede. Pensi che Giulio fa 300 mestieri, quello è tuttologo. Mondi, fa di tutto, filma, registra. Allora, mi consente, mio caro? Va bene così? Mettiamo il microfono. Noi cerchiamo organettari, organettisti, organici, perché ce ne sono pochi. Se li trovate, segnalateci, perché così riusciamo a fare una gara con più organettari.
organettoni, organetti, va bene? Complimenti, caro maestro, arrivederla, anche lei maestro, saluti mio zio, lo zio Clapton, Eric, e tale quale Eric Clapton, è qua, è proprio qua, questo è tuo, questo di che? Abbiamo troppi figli, guarda che produzione, 77 microfoni, guarda qua, aspetta, facciamo le cose bene, ci spostiamo, attenzione, non ti arrabbiare. Tocco questa, prendi questa. Adesso tocca Anto. Che adesso abbiamo un'esibizione canora. Un'esibizione canora. Vincitrice del canto, Cristiana Antoniani. Alza un po' il microfono a Costanza, a Samantha, scusa. Mi ha ribattezzato. La chiamata Costanza. Ovviamente noi ascolteremo le ragazze un paio di minuti, perché ne sono tanti. Ovviamente voi dovete apprezzare strofa incisa, loro sono straordinarie, quindi... Ripetiamo, chi si esibisce, scusi? Cristiana Antoniani, la voce, accompagnata Cristiana. E Antoniani, due ne sono. Allora, Cristiani e Antoniani insieme si esibiscono. E Laura Esposito farà la coreografia. E Laura con Esposito ballano, va bene? Siete pronte? Pronti? Via! Basta. Voglio parlare al tuo...
brava, complimenti, complimenti, complimenti. Ma adesso diamo spazio invece ai nuovi che abbiamo beccato oggi qui nel paese. Vogliamo sentire qualche vostro concittadino, che dite? Non rispondete tutti insieme, si accavallano le voci. Ah, ecco, tutti. Si, va bene? Ecco. Ma il primo cittadino dove è andato? Dove sta il sindaco? Mi ha promesso che cantava una canzone di Frank Sinatra, non c'è. Chi facciamo venire? Mi dire di far salire Martina. Io Martina, mi piace Martina, sì, Martina, guarda qua. Un applauso, ma guardate che mise d'artista che c'ha Martina, è già un personaggio, va. Tutta qua, pare che abbia morbile, però stai benissimo. No, sto scherzando. Martina, cosa ci fai ascoltare stasera, Martina? Ma stai telefonando e qua non c'è linea. Qua non c'è linea, guarda, non abbiamo una tacchetta. Hai detto sindaco perché sono un po' che wind. Tenga tre, tu che c'hai, sa, ma non si può fare. Stai telefonando, canta per voi, per noi e per gli altri e per loro. Martina di sera. Martina canta di sera, guarda un po'. Ti do il mio microfono, stai telefonando, se trovi occupato. Sentiamo la voce. Vai. Sentiamo la voce, perché loro dovranno poi partecipare al programma che vedremo in quest'autunno. Noi sentiamo due minuti con Martina, va bene? Applausi, incitiamoli. Esce l'applauso, ma non ho capito, ma mica si paga, eh. Vai Martina, vai. Abbiamo visto la tua voce e il tuo inciso, sei strepitoso. Ma aspetta, vieni qua, prima ti devi prendere gli applausi, ti devi inchinare e loro devono applaudirti. Li abbiamo pagati, eh? Brava Martina! Ne ascoltiamo un'altra di loro nuove, no? Adesso però ascoltiamo un ragazzo, si è una ragazza. Nico e Nico? Viene da Castelmauro. Buon ragazzo, questo è straordinario! Questo è straordinario! Guarda qua, va! Poi c'ha un fisico bestiale! Effettivamente, ma c'è gli addominali tutti rilasciati. Sono entrati dentro. Che cosa ci canti tu, caro amico mio? Che ci canti? Come questa serata meravigliosa, no? Cioè? Come una canzone meravigliosa. Cioè la canzone meravigliosa. Ah, allora ci canti. Avete fatto pure una battuta. Ma... ci canti questa serata meravigliosa, una canzone meravigliosa. L'avevo capito. Vai. 2 minuti per te, via! 2 minuti e poi ti picchiamo, vai! Peace! È vero, credetemi a casa.
mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porta via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Hanno inventato il male, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, oh meraviglioso, il bene di una donna, ma capite, che bravo, ma solo te, meraviglioso, sì, ma capite, ma... la luce di un mattino, meraviglioso, grande applauso spiritoso e meraviglioso. Meraviglioso. Ma capite che è meraviglioso? Ma sì. Vita. Tutto quanto. Questo è meraviglioso. 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 Non fa male niente. Grazie, bravo. Applausi. Grandi questi talenti. Possiamo sfumare la musica. Veramente bravi questi talenti. Non se ne va più la musica. Meraviglioso. Se n'è andata la musica. Complimenti ancora a Nico. Complimenti a Nico. Nico, Nico Fidenco. Nico, sei stato straordinario. Adesso riprendono i nostri ospiti, i talentuosi dell'edizione scorsa che hanno vinto la propria categoria, ed è il momento di... Sentiamo la chitarra con Giulio Tavagnello. Bravo, io lo stavo prima qua. Bis, Giulio, vieni qua. Scherza. Giulio, ma hai sempre bisogno del microfono? È vero? Il figlio di Eric, lui lo ripeto Eric. Microfono vicino alla chitarra, ci vuole una stina, no? Ecco, questa non va bene. Eccola qua. Questa qui va meglio, no? Penso. No, non va bene, ci sbaglia tasta. Allora, com'è tuo zio Eric? Com'è? Ma tutto bene. Ma che mangia la mattina Eric a colazione? Corde di chitarra? Com'è Eric? Come ti senti? Tu che senti di Eric? Però quelle di sopra si mangia. Cosa ci fai ascoltare? Giulio di Eric? Eric Clapton? Eric, niente. Di te cosa ci fai ascoltare? Non è mio, però. E di chi è? Giorgio Signorile, un brano. Sì, è un brano. Un brano di? Giorgio Signorile. Una persona per bene, Signorile. Mica come... Signorile. E come si chiama il brano? Terra e Cielo. Terra e Cielo. C'è Terra e Cielo, è tutta parte sta Terra e Cielo. Ma è originale sto signorino, Terra e Cielo. Giulio, come la vedi tu? Terra e Cielo va bene per te? Preferisci te tagliatella alla boscaiola? Giulio preferisce tagliare la boscaiola. Tra poco siamo pronti ragazzi, preparatevi, in azzurro, cominciate a riscaldare le mani, eh? Sentiamo 2-3 minuti, una mezz'ora di chitarra di Giulio con Terra e Cielo, fu suicida. Via, applausi, grazie.
no? Wow, sei stato straordinario, Giulio. Non per niente il vincitore della categoria. Hai sintetizzato dimostrando comunque arte, virtuosismo. Bravo. Complimenti, Giulio. Un applauso allungato a Giulio, perché lui ha accorciato. Grazie. Bravo. Rimaniamo tutto come sta, perché è il momento di un collega di Giulio, Solo che è chitarra elettrica. Solo che è chitarra elettrica, quindi togliamo tutto. Ci trastruzzate. Se è chitarra elettrica lascia solo la sedia. Manco la sedia. Ragazzi, aumenta la benzina, eh? Ah, aumenta la benzina, eh? Andate a piedi voi. E aumentano le scarpe. Aumentano i calli. Signora, la benzina aumenterà al punto che costerà quanto il vino. Sotto il distributore a vigile di benzina troviamo i sommelier. E buongiorno, stamattina le offriamo pieno gasolio Agip del 98. Oramai la gente sta risparmiando su tutto. Ieri sera a casa mia guardavamo un film drammatico. Mio cognato ha cominciato a piangere. La moglie ha raccolto le lacrime e si è fatto tè. Sei pronto, Eric? We got a shiver in the dark, it's a rainy in the bar, but meantime, how are the riddle you stop and you hold everything? Blowing Dixie, diving for it. You feel right when you hear that music ring. And you step it out when you see that human face. When that I feel when the time will ring. Man is blowing the clean and a fairly other proper in the air. When the band down, they could wait one more friend. Out the solid, yeah, the solid of clean. Avrebbe bisogno come gli altri di tanto tempo, ma siamo tanti. Thank you everybody for our home. Yes, oh yeah. Puoi, vai, oh yes, yes. Yeah. I'm the son of Harry Clapton, so. Tutto a posto. Yeah, yeah, all right. Understand, yeah. Well, these days are beautiful. Vai, l'applauso, pigliati gli applausi, inclinati. Applausi. Intanto vorrei, ho scoperto oggi mentre giravo per questa meravigliosa cittadina, ho scoperto un talento, il signor Manuele Bruno. Gli abbiamo fatto visita e ci ha fatto piacere scoprire che è veramente un grande artista. Io farei un applauso a un vostro concittadino e voglio farvi vedere in un minuto. Siamo andati a trovarlo e devo dire abbiamo scoperto veramente un talento. Eccolo qua, il contributo. Che arriva, vieni qua. Manuele Bruno, ho scoperto prendendo un caffè che è uno straordinario artista di questo paese, di questa cittadina, sita a pochi chilometri da Campobasso. Abbiamo scoperto un pittore, uno scultore e un autodidatta col pianoforte. Amante delle canzoni napoletane, le suona tutte, è veramente un grande artista. Manuele Bruno ci sta accogliendo, eccolo qua. Noi adesso ci appropinquiamo, se lui ce lo consente, nella sua casa e vi mostreremo la sua
straordinaria galleria d'arte. È una vera galleria. Prego, posso, Emanuele? Io mi appropinquo. Eccoci qua. Direttamente da su. Vieni, Samantha, vieni. Lungo questo corridoio sono tutte opere di Emanuele. La sua lunga vita, lui ha 74 anni, era un giovanotto, praticamente lui ha scolpito e ha dipinto tutto ciò che vedi. Ma ne sono tanti, mica pochi, eh? Fai una bella panoramica, vai. Vieni, guarda, è una vera galleria, guarda. Queste sono tutte sculture in marmo che lui ha fatto, e questo tutte sue quadre, tutte sue opere. Guarda che si respira quasi una sacralità in questo ambiente. No? Fate una cosa che veramente, Emanuele. Non ho capito. Bravo Emanuele, bravo. Guarda che bello. E un saluto anche alla sua signora che è straordinaria, e simpatica e ospitale. Simpatica. Samantha, sei senza parole. Ma la fai proprio fa. Emanuele. Bravo! Ma prosegue! Si prosegue! Qui che facciamo? Facciamo cascare tutto? Rimane tutto così? Va bene così? Chi c'è adesso? Dobbiamo togliere tutto. Io stamattina girando ho scoperto una bella ballerina, vero? Che pensate, è talmente brava, noi non avevamo una base musicale, l'abbiamo fatto ballare provandola con l'organetto. Pensate quanto si sia adattata. Io farei veramente un grosso applauso a Francesca. Francesca da... Che potrebbe fare anche la miss, direi, perché ma lei è Francesca, è Francesca da Termoli. Da Termoli, la nipote di Francesca da Rimini, è una delata di D'Annunzio, sono le quelle deve da Rimini e le vene da Termoli. Siamo pronti? Lei ci deve fare un ballo latinoamericano, giusto Francesca? Latino o americano, Francesca, non esagerate. Ah, tutte e due, uno latino e uno americano. Bella miseria, latini e americani insieme, bella miseria. Quella è la zia? La nipote. Una grande fan dei balli latinoamericani, li aspettava da tanto. Ah, è la nonna, la nonna. Bene, la nonna applaude la nipote Francesca in un latino americano. Applausi per Francesca da Termoli. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Cos'è? Bravissima. Ma che cos'è? Brava, Francesca!
veramente abbiamo fatto una bella scoperta. Grazie. Ti aspettiamo negli studi di Molise TV, ci sarai anche tu. Che stronzata. Mi piace però. Bene. Adesso invece passiamo, cambiamo argomento, cambiamo disciplina. Un brano che coinvolge tre dei nostri concorrenti finalisti, e precisamente Michele Perlino al violino. Michele Perlino, che è una perla. Laura Esposito che danza. Che danza divinamente. E abbiamo anche il supporto di Luigi. Di Eric Clapton, elettrico. Eccolo qua. Vai. Bravi, bravi, vai, Laura. Bravi, Laura, applausi, inchinatevi al vostro pubblico, ragazzi. Ragazzi, la platea va ringraziata. E fateli dire, no. Forza, vieni qua, violinista. E tu, Leccio, vai. Inchinati, Leccio. Sei stato veramente leciadro, vai. Grazie, grazie. Potete andare. Che avete colto? I fagiolini. E li facciamo col pomodorino. Come lo fa? Con panasotto, poche peperoncine. Ma vatta in cammino. Come cammina? A che ora li cucinate? A che ora li fate? Che a che ora rimanga a mangiare tu? A mezzogiorno. A domani? Come stava stasera? No, non sono pronti per stasera. Come si chiama lei? Maria. Un saluto alla signora Maria, che è andata a cogliere i fagioli col pomodoro, li fa domani. Grazie. Andiamo! Assunta Brindisi! Ma mo che state a fare? Capire l'aria fresca, la gente passa. Ma la casa è questa. Di fronte alla casetta, è stata in santa pace. C'è mangiando pace. E la cena l'avete preparata già? Sì. Che avete cucinato per stasera? La pasta. La pasta come? Che col fagioli? Al sugo, no. Al sugo? Sì. Mangiate perché... solo la pasta? Sì. Leggera. Un po' di carne. Un po' di carne. Poche panna sotto. Un bicchiere di levi. E insieme a posto.
un applauso alla signora Assunta. Arrivederci. Ciao. Eccoci. Grazie. Qua. Signor Giorgio! Fe! Fre, ma è uscire! Signor Giorgio! Oh, zio Nacca, fatti intervistare, fatti salutare! Zio, ecco, zio. Di carne umana siamo, non zio Giorgio, da dove stai venendo? Chi si accoglie di ceras? Volete provare? No, ai ciliegi. Sì. Ma sono proprio buone. Non sono buone, però sono un po' acro. Guarda che ciliegie. Sono un po' ciliegie di come si chiama qua? Sempre caci. I merine allora, sono. Zio Giorgio, ma dimmi. Coltivi, porti a casa e mangi. No, io non lo mangio, lo porto per gli altri. Lo vendi? No, non lo vende. È la famiglia. Per far mangiare le altre persone, come l'hai assaggiato voi, lo assaggiano pure gli altri. Allora sei un benefattore. Se volete, no, prendetele tutti. La ringraziamo. Allora lei è un generoso, un benefattore. Ecco, bravo. Signori, Giorgio bravo. Il benefattore. Bravo. Ciao Giorgio. Arrivederci. Dato pure. Ragazzi, applaudiamo la nostra ballerina, eh? Grazie. Il nostro motto è su Molise TV ci sarai anche tu. Nonna mia, là. Lui è Renato. Renato verrà a partecipare alla nostra trasmissione Molise TV, ci sarai anche tu, e deve fare un ruolo diverso da calciatore. Tu o ci canta una canzone. Cantare. Se ci racconti una barzelletta, o ci racconti, ci fai un ballo, sai ballare tu? Bravo. Al massimo un canto, dai. Un canto. Allora tu verrai da noi a cantare, farai l'iscrizione, però c'è una prassi, a meno 30 secondi tu hai a cantare. Che vuoi cantare? Ah, possiamo cantare in gruppo, siamo tanti. In gruppo, allora formiamo un gruppo allora. E chi c'è? Vediamo un po', tutti, ragazzi, vediamo. Uniti l'unione fa la forza. Io allora io proporrei di cantare Volare, che è un inno proprio, no? Però tutti quanti insieme, chi vuole partecipare a questo programma? Tu no, dove sei schivo, tu ti vedi? Molto schivo. Come ti chiami schivo? Lui è schivo, ok. Tu sei 2 metri. Tu sei 2 metri, si vede, guarda qua. Non devi, infatti, perciò, siccome siete tutte delle mezze cazzette a cantare, vi metto tutti insieme a parlare un cantante su, vai. Abbiamo risolto il problema. Vi voglio spiegare una cosa allora. Siccome qui abbiamo trovato, come dire, ognuno di loro è un quarto di talento, li uniamo e insieme formano un solo cantante. Come li chiameremo allora? Vediamoci un nome, ci abbiamo mandato un nome. Come li vogliamo chiamare? I non talent. Loro sono i non talent che ci canteranno, oppure i senza talent, cioè i senza tetto, le senza tette e i sei, voi siete i senza talent che ci canteranno e dopo vi iscrivete e parteciperete a questo programma. Voi sei siete? Voi senza talent è un bel gruppo. C'è una prassi, provate insieme a cantare Volare. Venite qua insieme, intonate. Venite qua. Stringiamoci. Basta l'inciso, va bene? L'inciso. Volare. Oh, vuoi lanciare la tua azienda? Vuoi fare una promozione pubblicitaria? Vuoi far conoscere la tua idea imprenditoriale in TV? Senza anticipare alcun costo, Molise TV ti affianca, ti rilancia, ma soprattutto non ti chiede il pagamento in denaro. Molise TV realizza il tuo spot pubblicitario, lo irradia in onda e ti consente di corrispondere quale pagamento i tuoi prodotti anziché denaro. Nasce in Molise la prima formula del barter della pubblicità con il pagamento a merce. Esperti nel settore marketing e comunicazione di Molise TV ricollocheranno i tuoi prodotti in Italia e all'estero, creando altre opportunità con un portafoglio clienti che tu nemmeno immagini. Se la pubblicità è l'anima del commercio, pagare in merce conviene. E come? Molise TV crede nelle realtà imprenditoriali molisane. Il nostro obiettivo: vendere prodotti molisani, fare incrementare il fatturato delle aziende,
supporto concreto alle vendite e superare tutti insieme la crisi. Se vuoi saperne di più, contattaci e seguici sul canale 611 oppure sul sito molisetv.com. L'estate è alle porte e la voglia di vacanza inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Scegli l'esperienza. Vieni a trovarci in Via Azzurro 5 a Campobasso. ATM fa viaggiare il Molise. Banca Popolare delle Province Molisane. La banca tutta molisana. Nel cuore di Campitello Matese, a pochi passi dalle piste da sci, l'Hotel Crystal. Hotel Crystal, una vacanza entusiasmante. Vuoi un'attività tutta tua o entrare subito nel mondo del lavoro? Ti piacerebbe diventare estetista, truccatrice, massaggiatrice o parrucchiera? Vieni a trovarci a Campobasso in via Campania e a Termoli in via di Savoia. Centro Servizi Formazione e Occupazione. È la formazione dei fatti. Ehi tu, dico a te, è inutile che ti nascondi. Ti troverò. Preparati perché stiamo arrivando. Vi scoveremo ovunque voi siate, in ogni angolo del Molise. Difendetevi da questo attacco. A colpi di high talent. Continua high talent, continuano. Io vorrei ascoltare prima un altro nostro e poi un paio di nuovi, Chi c'è come vecchio talent? Chi c'è come vecchio? Cristiana, c'è una cantante. Io farei salire subito Cristiana, qui con noi sul palco. Che canta Cristiana? Cristiana, diccelo tu, che cosa vuoi cantare? Nothing's Real But Love, di Rebecca Ferguson. Ma è una cosa più semplice, Cristiana. Questi qua non capiscono, Cristiana. Che ne so, canta Lauretta Mia, Bimba Dorata, no? No. Tu sei stata innamorata, Cristiana. Cioè, ripeti, piano piano, ripeti, che cosa ci canti? Nothing's Real But Love di Rebecca Ferguson. Avete capito, no? È stata chiara? Vogliamo ascoltarla? Allora, canta Cristiana, ecco, vai. Why you don't move? I'm trying to get away. What do people bring? Don't move, baby.
Grazie, grazie. Ma adesso peschiamo due nuovi talent che abbiamo trovato oggi pomeriggio sotto il sole cocente di questo splendido gioiello paesino. Il signor Gino vogliamo. Gigi, allo stai? Gigino, dove sei? Gino, se ci sei, batti un solo colpo. Un vero talento locale che ci farà ascoltare una canzone di Eccolo Claudio qua. Villa. Gino, un applauso a Gino. Di Civita Campomarano. Gino di Civita Campomarano. Grande. Che ci fa ascoltare un brano di il grande Claudio Villa. Ma lei azzarda, eh? Però dobbiamo... Lo dobbiamo finire tutta la canzone. Tutta, eh? Allora 20 minuti con Gino. Quanto dura sta canzone? Allora 40 minuti dico. Nada volta. C'è poco allora. Nada volta. Io voglio fare un concerto. Nada volta. Nada volta. Allora due volte la canta. Cosa ci canta Gino? Cosa ci canta di Claudio Villa? Quale brano? Quello che hanno scelto loro. Quale hai scelto? Scusate. Come? Il tuo mondo. Il tuo. Ah, allora è suo. Ma allora siete d'accordo? Siete d'accordo? Il tuo mondo canta Gino di Civili di Campomarano. Come non ce l'ha bene questo? È lunga, ma sono 17 lettere. Civili di non mi riesci. 17 lettere sono. 17 porta male, vai. Funziona bene questo. Posto, ecco qua, vai. Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia e il dolore. Ricordo, l'ho imparato da te. Applausi per favore, che maniere! Potrei tornare indietro per un che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Grazie! Ciao Gino! Gino è finito, eh? Ma non è finito proprio! No, non è finito! Ah, ho finale! C'è il finale, scusate! A me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi acuto li dedico a te. Averti ospitato su questo palcoscenico di iTalent TV.
Grazie, ti aspettiamo a Molise TV, ci sarai anche tu. E che succederà? Chius. Bis! Un'altra mezz'ora! Dobbiamo aspettarci un altro italiano che abbiamo trovato. Abbiamo trovato un altro talento e lascio la parola stavolta una ragazza, a Samantha con l'H, che la annuncia. Una ragazza che viene da Guardialfiera. Facciamo un grosso applauso a Erika. Erika di Guardia Guardalfiera. Le Guardalfiera. Le Guardia la conosco, c'è una grande diga lì, no? Vero? Mi ha portato una sera a Federico, c'era un'umidità del 120%. Ero bagnato proprio come fradicio, mi ricordo, ho preso la faringite e l'ho denunciato. Bene, Erika, Erika, sì. Cosa ci canti, Erika? Dimmina il cielo in una stanza. Il cielo in una stanza, così grande il cielo entra in una stanza. Pensate che poesia. Prego, applausi per Erika di Guardia Fiera. Abbiamo anche dei turisti, via. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Quest'autunno a Molise in TV. Grazie Erika. Applausi, prendi gli applausi Erika, vieni qua al centro palco, qua un bel inchino a questa meravigliosa platea. Bravissima. Grazie. Vai Erika. Adesso è il momento della danza. Danza sotto il cielo di Ponza, c'hanno tutti la panza. La tammurriata nera. È nata una creatura, è nata nera. E a mamma gli amma gira, sì signore gli amma gira. Tammurriata nera, prego. Thank you.
era piazzata ando mazze ma te stava vacando si non era po' contrabbando noi già stavano cambusando bravi bri bas bis prosi grazie. Adesso tra poco vedremo un altro video signore che abbiamo realizzato oggi tra poco aspetta prima ci sarà un qualche minuto di Fabrizio uno strumento alla chitarra l'ex del Gio adesso lo legge e se la suona adesso è arrivato il suo momento Vieni qua Fabrizio ti faccio io da Leggio vieni Fabrizio e i microfoni che io fa tu hai fatto Leggio ma io fa pure un microfono Fabrizio ha fatto sì virtuoso sei un leggio ma virtuoso grazie Fabrizio per la tua arte invece adesso è il momento di vedere i talenti che abbiamo scoperto oggi pomeriggio sotto un sole cocente qui a Civita Campomarano prego regia come si chiama lei signorina? Martina di? Termoli ah è di Termoli lei non è di qua? No Martina di lei cognome Termoli? No allora come Martina come? Martina di Termoli, ma Martina ha cognome? Ciafardini. Ciafardini, perfetto. Martina, lei canta, ci hanno detto, va bene? Adesso noi con il nostro accompagnatore, maestro Giulio Tremonti? Con il nostro maestro Giulio, vorremmo che lei cantasse qualcosa. Ovviamente scegliere la canzone, ma una cosa, ma senza... Ma tranquilla, cioè proprio rilassata, qua. Ti ho detto delle cose che non avrei voluto dire e a farti così male mi sono fatta male. Ma ho spinto l'acceleratore, il tempo di una sigaretta, mi si è bruciato tutto quanto. È più facile incolparsi che trovare una soluzione, la giusta mediazione. Ciao, sono io, come sai? Non ti amo ancora e ti odio più che mai. Sei ancora tu, oggi, ragazzi, quello sempre bambino. Non ti riconoscerei, eppure so che scoverei Martina, il tuo profumo. Ci hai convinto. Lavoro. Monim, Mirka, Monim. Facciamo i zoccolati insieme. Monim, volete... Devo tirare fuori da voi due qualcosa di talentuoso. Monim. Ah, ma ti vuoi i calciatori non ci servono, vero? No. Non ci... Chi ci sta là? Questa ragazza? Vieni, vieni. Non aver paura, si vincono 100.000 euro. Oh, facciamo qualcosa di talentoso. Nessuno di voi sa cantare, ragazzi. No, ballare? Manco. Ragazzi, ma nel terzo millennio non sapete fare una cosa d'arte? Siete persi. Vabbè. Dovete fare qualcosa. Volete fare i tronisti? Li prendiamo come tronisti? Scusa, come tronisti vanno bene? No, fisicamente state guaiati. Andiamo a salutare i nostri, coloro che hanno fondato questa città, o no? Lino Barbieri, come si chiama? Champagne Alessandro. Alessandro, Alessandro, quanti anni è qui lei? Ah, parla, ma voglio che so. Sono 100 anni che state qua. La miseria. Insomma, qua c'è l'era paleolitica, Loro sono, ragazzi, coloro che hanno fondato la città. Un applauso a Alessandro, poi a Armando. Ad Armando.
che sono rimasti qua tutta la vita. Poi, Nicola. A Nicola. Giuseppe. E a Giuseppe, e a lui che manca lui. Antonio. Antonio, un applauso ai sostenitori di questa grande cittadina. Tu che vuoi fare niente? Tu vuoi raccontare una bella barzelletta? Quella che vuoi, ti prendiamo in televisione. Ne stai barzelletta? Mancuna. Non ti preoccupare, stai tranquillo, vai, vai così. Allora, lui è? Nico Mancini. Enrico, Nicola Mancini, Nico Mancini è nome d'arte, che ci fa ascoltare un minutino di... Che pezzo scegliamo, Nicola? Nico. Nico, fai te, no? No, Nico, vabbè, Nico è nome d'arte. Che pezzo scegliamo, Nico? Ma non mi va, quello che vuoi, tieni, vai. Ragazzi, ascoltiamo Nico, per favore, vai. Applausi a Nista, a presenza musicista, vai. Anche perché non sapete suonare, vai. Pronti? Uno, due, tre, ciac, si gira, vai. Si è spento il sole nel mio cuore per te, vai. Non ci sarà più un'altra estate d'amor, i giorni sono fredde notti per me, senza più luce nel calor, sul bianco mare che ci ha fatto incontrare. Un vento gelido mi porta al dolore, la bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Sei un usignuolo, è presa a pieni voti, ragazzi. Iscrizione, pieni voti, su Molise TV ci sarai anche tu, vai. Ecco, bene, bene. Nuovi iscritti. Altri talenti, ma quanta talento stanno in Dasto Molise, è vero? Nessuno vuole lavorare, tutti i talenti. Voi dito, che perché state lì all'impiedi? Non mi fanno entrare? Ma sono anche stracomunitari, chi? No. Ah, i No Talent! Dove stanno? Non l'abbiamo registrato i No Talent. Mannaggia, non ci sono lì. Non sono montati. La prossima... Ah, abbiamo scelto anche i No Talent, che sono bravi. Io li vorrei presentare, i No Talent. Dove stanno? Sì. Ragazzi, ci siete? Venite qui sul palco. Venite poi... qua sul palco, i No Talent, venite. Naturalmente la puntata andrà in onda su Molise TV. Su Molise TV ci sarai anche tu. Vieni, No Talent, venite qua. Anche i No Talent, ovviamente. I Senza Talent abbiamo scelto pure. Venite qua. Cinque cantanti stonati, venite. Non fate i timidi, forza! Ragazzi, forza, non fate i timidi! E vi ho scelto apposta, ho tanto parlato male di voi! Eccoci qua! Signori, per la prima volta abbiamo selezionato cinque di loro che non sanno fare una minchia! Eccoli qua! Lui è... Francesco! Francesco! Lui è... Francesco! Francesco, bis, vai! Mattia! Mattia! Giuseppe! Sicuro? Tu? Renato. Allora, signore e signori, manca un altro, manca un altro. Come si chiama? Manca Morimo. Allora, io ho selezionato loro perché loro insieme formano un quarto di cantante e intoneranno a cappella. Sì. Però verranno alla trasmissione, promesso. Vi regalo. Che ci regalamo, vedresti voi? Eccolo qua, l'ultimo. Ecco Morim! Morim, vieni qua. Allora, devono cantare a cappella Volare, però voi dovete però stare... Però col supporto, no? Solo l'inciso, siamo pronti? E voi decidete se fanno schifo talmente tanto da prenderli in televisione, va bene? No, invece sono in là. Pronti? Io vi seguo, prendete il microfono. Io vi dico. Vai. Volare! Ragazzi, peggiori di così io non ci riesco, ci vuole solo Padre Pio. Li battezziamo, loro sono i No Talent, cioè i senza talento, eccoli qua, li vedremo su Molise TV, la televisione in cui ci sarai anche tu.
ciao. Grazie ragazzi. Grazie. Come si piccerino, zio? Mamma, che da mangio, zio? Mamma rucamera mia. Quella povera mamma, la pozione c'è basta. E quando è no, che c'è paura? Questo ci chiamata Cicino. No, dobbiamo andare avanti, scusi. Adesso è il momento invece. Io direi una bella tarantella. Una bella tarantella per risvegliare questo bel popolo. Tarantella, quindi vai! Massimo Ciocca! Massimo Ciocca col suo organetto strepitoso, è l'unico che lo suona ancora. È l'ultimo rimasto. Quando muore chi sta è frutto l'organetto. Lunga vita! Grazie mille distinzioni. Lunga vita a Massimo Ciocca. Sei proprio di Ciocca, bravo, complimenti, che bravo che è. Direttamente da Matrice. Direttamente da Matrice. Non è Matrice? Molise. Ah, non è Molise, Molise Matrice. Bello, l'organetto è uno strumento veramente molto bello perché, non lo so, questa sonorità così, così tranquilla, ci tranquillizza, no? Come ci tranquillizza dopo, chi ci tranquillizza adesso? E adesso un brano che piacerà alle signore, diciamo, sicuramente. Che? E chi sarà? L'Ave Maria. L'Ave Maria, perché pure a me, anche io sono cattolico, piace anche a me. Ed è eseguita dallo strumento signore degli strumenti, dal signor violino. E ritorna sul palco il maestro nipote di Paganini, Michele Perlino. Michele Perlino, deliziaci con questa perla, caro mio strumento soave, mister violino. Thank you.
Berlino. Bravo, complimenti. Siamo giunti quasi a termine, dopo pregheremo anche il nostro primo cittadino Paolo Manuele di intervenire su Paolo, vogliamo salutarlo, non ti faccio cantare Paolo, non ti faccio cantare. Mentre tra poco, adesso ci sarà un finale canoro dopo, alleluia, 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 dopo l'Ave Maria, alleluia, ci volevo, no? È vero signore? Però diciamo la verità signora, con sincerità, questi talenti vi piacciono? Eh? Perché tutto sommato, poi parliamoci chiaro, ci sono più talenti nascosti, no? Negli anfratti del nostro paese, questo stivale bellissimo che è l'Italia, che non in televisione. È vero o no, signora? Perché la televisione, signore, è cambiata un po', no? Da quando è nata, dal 54 a oggi, una volta c'era Walter Chiari, Della Scala, Fabrizi, Totò, Eduardo, ti piacciono, prescegli, Adesso invece i miti di oggi chi sono, signora? I tronisti. I tronisti, signor, le velline, i tronisti che creano false aspettative di lavoro per i nostri figli. L'altro giorno mio figlio, papà, da grande voglio fare il tronista. Troppo tardi a papà, hai già preso la quinta elementare, ragazza, vai a papà. È cambiata la televisione, no? Una volta c'era l'eleganza di Tortora, di Corrado, oggi c'è la tracotanza di Costanzo, lo scaccolatore della TV. Manicio, ma sera e calla che state a mangiare le zucchine e metteteci il tuo poppetto di buoni. Oppure c'è chi utilizza la televisione come se fosse salotto di casa sua, come Sgarbi, l'urlatore della televisione, no? Non puoi mai contraddirlo, è vero signore? È proprio arrogante. E signor Sgarbi, non sarei molto d'accordo. Sarà capra, sarà capra, 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 capra. È maschio, è la pecora, è la pecora, è la capretta. Oggi c'è gente, è facile fare la televisione, è una questione di cultura, basta non averla. E chi divulga la non cultura a lei? La regina della TV italiana, Maria De Filippi, metà uomo, metà Maurizio Costanzo. La De Filippi, ogni volta che va al bagno al cesso viene un dubbio amletico. Cioè, ma questo che fa? Si siede o non si siede? Si siede o non si siede? La De Filippi, a proposito di qualità, anche quest'anno ha riproposto Uomini e Donne. Uomini e Donne non è un programma televisivo, è una seduta di gruppo in un centro di igiene mentale. Sono tutti scema. Lo stanno somministrando a basse dosi negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva. Dopo 5 minuti di Uomini e Donne i pazienti vanno in coma farmacologico. La televisione è cambiata, i talenti stanno qui nei nostri paesi. Sono 20 anni che ancora la gente per strada esce ogni giorno alle 13.30 e corre, corre. Ma roba, e devo vedere Beautiful. Ma dai, fermati. No, 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 non posso, e perché? E devo vedere cosa fa Rich. Ma cosa potrà fare di nuovo Rich? Sono 20 anni che fa sempre le stesse cose. Tromba. Come fa? C'aveva la prostata in lega leggera. Adesso la televisione è andata in vacanza, ma ritorna in autunno, ritornerà la vita in diretta, ritornerà porta a porta, verissimo, falsissimo, tutti a parlare di cronaca, ore e ore a parlare di DNA, impronte digitali, non ne possiamo più. C'è Bruno Vespa che arriva sui luoghi dei delitti prima dei RIS, fa l'autopsia in diretta. Buonasera, eccolo qua, ancora caldo caldo, fammi un bel primo piano che facciamo 5 milioni di audience, vieni qua, bello. Bruno Vespa 4 volte a settimana dopo cena, magari l'antibiotica, non ne possiamo più. A questo proposito voglio fare un appello a tutti i delinquenti, arrendetevi assassini, non ce la facciamo più a vedere la cronaca nera. L'altra sera mio padre disperato mi ha implorato, portami dei carabinieri, voglio confessare, l'assassino di Ametrano sono chi? Basta che stasera mi fanno vedere un film.
mesi e mesi. In America è diverso e noi lo scopriamo attraverso i telefilm americani, CSI. Usaccio CSI. Attraverso CSI, usaccio CSI, noi scopriamo che un assassino in America, se come indizio lascia una litata, l'arrestano. In America l'assassino è stressato, viaggia con polivetri in da sacca, una cina e nata. In America arrestano l'assassino di un pappagallo in meno di mezz'ora. In Italia sono 32 anni, non hanno ancora capito chi ha buttato a terra l'aereo di Ustica. Questi sono i primati italiani. Adesso Milly Carlucci minaccia di ritornare con Ballando con le Stelle. A noi ci ballano il cervello. Ma d'altronde l'Italia è un paese di poeti, santi, ballerini e navigatori. Tutti navigatori tranne Schettino. Più che un navigatore è un domme seconda mano. Ancora cazzo si parla di Schettino. La Concordia lo vuole licenziare. Lui ha detto cambio lavoro, farò lo chef. La mia specialità, spaghetti allo scoglio. La moglie è ancora arrabbiata con lui per via di quella storia della Moldava. Infatti la moglie lo ha minacciato: io ti abbandono, pure tu, ma allora non vi zia e famiglie, vista? Certo, anche questa Costa Crociere quando ne ha passate. Prima con la Costa Concordia, dopo due mesi con la Costa Allegra. Oh, Costa Sfiga, adai a Pupè. Ma appena però, eh? La televisione ci lascia ogni tanto, ci consola quando se ne va in vacanza, no? L'ultima cosa che voglio dire sulla televisione è che sta diseducando i nostri figli. C'è molta gente che per il gioco d'azzardo, per le macchinette, per le slot machine, si vende le proprie famiglie. Adesso la televisione ce lo porta fino a casa. Infatti i giovani, gli uomini, vedono il poker in TV. È pericoloso. L'altro giorno la mia amica ha colto il marito mentre si stava giocando un rene per telefono. L'ha fermato appena in tempo. Ma cosa stai facendo? E tu che sei fatto con un full mane, Carmè? Sì, ma non puoi giocarti il tuo rene. Infatti mi ha giocato tu, vai tranquillo, Carmè. Bene. E allora è un momento corale per i nostri talent, sì. È vero? Concludiamo in bellezza con un numero che coinvolge tre persone con l'Alleluia, quindi chiamiamo sul palco Cristiana Antoniani, la coreografia fatta da Laura Esposito, e abbiamo il supporto anche di Luigi Nunziata alla chitarra. I've heard there was a secret chord that David played and praised the Lord, but you don't really care for music, do ya? But it goes like this, the fourth, the fifth, a minor fall and a major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Her faith was strong, but she needed proof. So her faith in other room, her beauty. Thank you.
bravi, 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 eccoci qua, siamo giunti al termine, però vogliamo dirvi che forse, anzi io lo do per certo, sabato sera potete rivedere tutta la puntata, tranne questo finale che non ci è piaciuto, alleluia, lo potrete rivedere su Molise TV, la televisione in cui ci sei anche tu, io non ci sono ma ci siete anche voi. Adesso noi non solo vogliamo salutare, vogliamo ringraziare il primo cittadino che invitiamo a salire sul palco, Paolo ed Emanuele insieme, ne sono due, lo porta in grembo l'altro, simpaticissimo Paolo, ti voglio ringraziare per l'ospitalità che ci hai concesso, hai creato un teatro all'aperto, pubblico veramente molto molto elegante, voglia di divertirsi, cioè come fai, che gli dai da mangiare a questi cittadini? È tutto naturale. È naturale. Infatti voglio ringraziare innanzitutto la trasmissione Molise TV, anche te, Molise TV, senza di noi. I presentatori ovviamente, Federico che ci ha proposto come amministrazione insieme alla collaborazione dell'Anteas, che ringrazio per il supporto che ci hanno fornito per realizzare l'iniziativa, e credo che sia un momento anche diverso rispetto alle manifestazioni che di solito un po' nei nostri paesi si fanno, considerando che si dà spazio a tanti ragazzi molisani, nonché eventualmente anche a persone del posto che dimostrano magari o per passione o perché coltivano anche uno studio correlato al canto, al ballo e ad altre discipline che probabilmente magari si riescono a fare delle ottime iniziative valorizzando i nostri giovani, e questo è un messaggio anche per garantire un futuro alle nostre comunità molisane e soprattutto alle piccole comunità dell'entroterra che molto spesso non hanno sempre occasione di poter dare propulsione a questi talenti o comunque validissimi ragazzi che portano avanti con passione i loro hobby. Grazie, grazie a voi e spero che siano anche nel futuro prossime occasioni di collaborazione. È bello che comunque i tuoi cittadini hanno partecipato con allegria, con felicità, quindi grazie innanzitutto a voi, grazie alla signora che ha preparato la pasta, buona, bisogna ringraziare la signora che ha preparato la pasta, e ringraziamo i nostri tecnici, no Deborah? Deborah, chi c'è secco come Deborah con l'acqua? Samantha, Deborah. Samantha, i nomi di tutti i tecnici devi citare perché bisogna ringraziarli. Allora, un grazie a Mario, Antonio, applausi ragazzi, applausi. Giuliano, e ovviamente la collega Tiziana Cucaro. Tiziana, il cameraman, Paolo. I nostri vecchi talent e i nuovi talent che abbiamo trovato. Grazie per l'ospitalità, ciao. Grazie sindaco. Sigla.